Ci abbiamo impiegato quasi 4 ore dalla diga di Aswan, che è nel punto più alto, è alto 111 metri, e ad arrivare fino ad Abu Simbe, ma sono ore ben spese perché è spettacolare davvero, spettacolare. Ora aspetto solo il piattoforte, le piramidi of Giza, nella piana di Giza, la piramide di Khufu, Khufu, Khufu. Sono molto curioso di sentire le cazzate che sparerà la guida sulle piramidi di Khufu, Khufu, Khafre e Micherino. Non vedo l'ora di sentirle, guardate. Wow, in the middle of nowhere, the desert, the Sahara Desert. Allora, oggi siamo stati ad Abu Simbel, nel deserto abbiamo preso il pullman da qui, dalla motonave, siamo andati a fare altre escursioni, siamo andati alla diga di Aswan, impressionante, piena di coccodrilli, e poi siamo andati ad Abu Simbel. Si è fatto 3 ore e mezzo di pullman ad andare e 3 ore e mezzo di pullman a tornare. Ma ne valsa la pena. Ora rimane il piattoforte, le piramidi di Giza, Khufu, Khufu. Non vedo l'ora. Dal punto di vista dell'architettura storica, dei paesaggi, probabilmente questo è il posto più bello al mondo. Dal punto di vista della modernità, questo è uno dei posti più brutti al mondo ed è anche molto pericoloso. Pronto. No, un bambino, guarda che fa il bambino. Oh, che bellissimo. Stai
I would buy anything, but I don't have enough room in my luggage, and then I don't have enough money. Again, please. Please. I would buy anything. Yeah. But I don't have enough room in my luggage and enough money to buy it. You don't understand? No, I understand. You want to buy something, but the problem in your luggage and the money also. Yeah, yeah. I want to buy anything. Yeah. Everything. You want to buy everything, but it's impossible. Yeah, that's impossible. Because my house is very small. Where do you live exactly? 40 kilometers from Florence, 50 from Siena, 30 from Arezzo. Oh. In the south of Tuscany. Tuscany? Yeah. You know Leonardo da Vinci? Michelangelo, Buonarroti. My dream, I go there. No, it's not your dream. It's not a beautiful country. I mean, it's beautiful, but there are a lot of ugly people. But the business there is better than here. I think so. I don't know. I have many ones. He had go there and he told me about the business there. From the historical point of view, this is the most beautiful country in the world. Who? This. The Egypt. Egypt. Yes. This. From the historical point of view. I am proud of this. Yeah. But I talk about business. I don't talk about what's the beautiful country I will go in. I see, it's my, no beautiful than Egypt. Yeah. You understand? Yeah, I understand. For example, in the United States of America, there's nothing historical point of view. It's nothing history. It's all modern, parking, supermarket. Yes. Huge right. Supermarket. That's not interesting. Do you record? Yeah.